ポケモンゲットだぜ Vabbè, ho avuto delle difficoltà. Buongiorno, ragazzi, buongiorno e benvenuti a un altro live del Pregianza. Sposto un attimo il microfono. Uh, sto avendo qualche difficoltà tecnica, grazie per l'iscrizione sul Calibur Ruler. Sto avendo qualche difficoltà tecnica marcata, nel senso che, uh, vabbè, a parte la scelta della musica. Devo fare poi un live uh, l'ora dopo di, su multiplayer di, di Iceborne. Uh, Iceborne Per recensirlo, sono dovuto passare. Uh, grazie per l'iscrizione. Il Bishop uh, ho dovuto giocarlo in una sorta di versione beta per redattori che non era collegata con i server normali. E uh, ho detto, vabbè, sono passato, passo al, al gioco base normalmente. Così magari gioco anche con la chat. E me lo stai scaricando tutto. Non so, davvero non so perché. Me lo sta riscaricando tutto. Ci mette mezz'ora. Cioè, quindi io per l'ora mm -hmm. dopo ci sono. Grazie per l'iscrizione. Final Nero. Però non, non capisco perché lo, lo stia facendo. Visto che i file sono già dentro. E tra l'altro spero che non mi faccia pugnette con i salvataggi. Perché se mi fa pugnette con il salvataggio... È un disastro. Cioè, è un, se mi cancella il salvataggio per qualche motivo. Va, va tutto completamente a troie E quello non, non va bene. E, vabbè. Comunque, no problema, me, me la caverò in qualche modo nel, nel caso. Uh, ave a tutti quanti, ragazzi, ave a tutti quanti. Parliamo dell'argomento di oggi, perché alle tre e mezza ci sarà il Pokémon Direct che è stato recentemente svelato. Uh, e che in realtà si sa già che cosa arriverà perché è già liccato. Ma uh, facciamo i finti sorpresi, insomma, uh, io mi aspettavo che arrivasse. Il remake di Diamond and Pearl E invece... Oh, che è successo? Ah no, ok, semplicemente ha fatto un, un aggiornamento al video uh, Mi aspettavo che arriverà... Uh, che mi aspettavo che arrivasse il remake di Diamond and Pearl Però parrebbe di no uh, Quindi boh, vedremo uh, Sicuramente ci saranno degli update a Spada e Scudo perché comunque a spada e scudo, grazie per l'iscrizione acciaio. Eh, perché comunque a spada e scudo deve, deve avere degli update. Deve essere ritoccato. Perché è pieno di problematiche non mettono i Pokémon che non ci sono per adesso non ne ho idea Ernesto cioè a, tralasciando quello che è liccato io non so che update faranno per Spada e Scudo potrebbe essere anche un update legato al, ai, ai Pokémon cioè semplicemente eh, met, mettono dei Pokémon nuovi sarebbe un update estremamente limitato cioè parliamoci, parliamoci molto chiaro nel senso che comunque Spada e Scudo ha bisogno di roba un pochettino più massiccia eh, proprio a livello tecnico anche a livello semplicemente di gestione dei ride perché si, mm -hmm. si è rotto un po' tutto grazie per l'iscrizione lo spappolatore eh, è, è tutto un po' rotto a merda detta terra terra cioè i raid funzionano relativamente perché eh, tu, ci sono tutti quelli che li resettano per avere il raid che vogliono e quindi ci sono dei phantom ride, cioè dei, delle phantom lobby che stanno che hanno fondamentalmente fottuto completamente il sistema online si fa una fatica fottuta a trovare dei raid decenti che poi il sistema era già mezzo rottino anche prima eh, il gioco ha dei problemi legati al timer del competitivo le, le problematiche tecniche non ne parliamo perché le abbiamo già viste quando l'avevo streamato cioè come lagga e scatta durante durante la, la, la nella zona aperta durante la fase online è una roba veramente incredibile cioè si fa, si fa fatica a crederci che vada così male mi è arrivata una donazione che si forze proteggerà forze dalle forze del male non so Noi. neanche chi, me la, chi mi ha fatto la donazione perché non sta uscendo? oh non ho visto come mi ha fatto la donazione ragazzi Adesso come cazzo faccio? Uh, perché non ho visto wow. la donazione? Adesso sto vedendo le iscrizioni, grazie per l'iscrizione Robeleg. Mm, qualcuno mi dice chi, 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 chi ha donato mi dice, eh, chi, 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 <ride> mi dice che cosa ha donato, che così lo ringrazio. Perché non posso cambiare pagina se no mi esce la pagina. Anzi facciamo così, guardo un attimo su Streamlabs. Uh, guardo un attimo su Streamlabs così vedo chi ha donato. Uh che dovrebbe essere segnalato, il problema di che il Streamlabs OBS non funziona un cazzo mi crea delle problematiche anche lì. Sì, è stata una discreta delusione. Questo Pokémon, ragazzi. Assoluta, sono assolutamente d'accordo. Comunque, datemi un secondo che c ho, c ho la, la, la mia listrella eh, di. Soul Calibur Ruler. <ride> Mi ha donato 2,72, eccolo. Eh, grazie per la, per la donazione. <ride> ha donato pure due centesimi. Ma molti non seguono il direct. Dovrebbe seguirlo, Baltier. Il direct inizia alle tre e mezza. Eh, tenete a mente che. Tenete a mente che appunto c'è cioè, ancora mezz'ora prima che venga, che effettivamente parta, quindi ora come ora immagino stiano streammando Pierpaolo e Pianesani, c'è cioè il Pier... C'è cioè il Pier Pianesani show e quindi immagino che st si stiano concentrando su quello, fondamentalmente. Ehm, comunque, comunque, comunque. Vabbè, io mi aspetto nuovi, nuovi Pokémon. Mi è arrivato adesso, tra l'altro, il messaggio di Emma che mi dice: Ma porca puttana, dopo che gli ho spiegato che mi sta riscaricando tutto. Ehm, ma spero, come detto, di poter fare anche dopo Monster Hunter senza problemi. Ehm, Hanno finito. Dovrebbe arrivare un certo Vincenzo. Esattamente, perfetto. Comunque vi stavo dicendo. Ragazzi, No, oggi seguiremo il Pokémon Direct, che come al solito è un video registrato, non è una live. Eh, quindi di base non dovrebbero esserci problematiche legate a connessione e altre cose. È un video, dovrebbe durare una ventina di minuti, peraltro. Eh, non potrò commentarlo molto a lungo dopo, perché come detto, una volta finito il Direct avrò 5 minuti per commentarlo, poi mi devo levare dal cazzo e andare a streamare su Multi immediatamente. Quindi non è che posso stare qua mezz'ora dopo. Eh, lo commenteremo durante, quindi, detta terra terra, direttino, Esattamente. Of Ma mostrante lo sto. E Iceborne lo porto su PC, garo. È eh, la live della recensione della versione PC. Ehm. No, VZ, non sei l'unico a cui è piaciuto Però si parla di un Pokémon comunque molto molto ridotto Anche a livello contenutistico La campagna comunque è comunque abbastanza breve rispetto agli altri Pokémon Cioè, a parte che è proprio strutturata male La fase finale con l'ascensore E i babbi di minchia da trovare in giro per la città Era una roba inguardabile Ma proprio che sembrava affrettata dei livelli allucinanti Le palestre erano un'idea figa Mal sfruttata Erano relativamente poche Comunque, sì, ok Cioè, non c'è la Victory Road Ragazzi, c'è un Pokémon senza la Victory Road. È un Pokémon senza la Victory Road. E l'endgame è molto limitato perché, quella cazzo di. sì, c'è l'idea ottima del, del team a noleggio, ma è molto, molto limitato. Mm. Eh, sono. non è un controsenso che siano stati tempestati dei soldi, no? Sul calibro Ruller, grazie per l'iscrizione, Baldo, perché è Pokémon, ragazzi. È il marchio più potente a livello di intrattenimento del mondo. Eh, ve, la, ve la spiego un pochettino. Ve la spiego un pochettino eh, con precisione, visto che me la sono studiata per svariate ragioni e per lo speciale che devo fare e eh, che sta prendendo troppo tempo, lo so perfettamente ragazzi, ma, ma arriverà. Eh, il marchio Pokémon è un marchio enorme, ad oggi è il marchio di intrattenimento più lucrativo del mondo, ragazzi. Non è un marchio totalmente di Nintendo, è un marchio che si divide tra tre compagnie e voi direte, ah sì, c'è The Pokémon Company, no. Non funziona così, non è così il marchio Pokémon. Il marchio Pokémon eh, lo hanno tre compagnie, le percentuali non sono precisate, dovrebbero essere fondamentalmente 33% per una, ma non è detto che sia così, perché eh, diciamo che ci sono degli equilibri interni un pochettino più complessi. Eh, Nintendo ne dovrebbe avere tipo un terzo, Game Freak un altro terzo, e la terza compagnia non è The Pokémon Company, è Creatures. Creatures che è, eh, erano i vecchi Ape Inc., quelli che hanno fatto Earthbound fondamentalmente che poi si sono cioè non erano quelli esattamente era una compagnia successore fondamentalmente che derivava da chi da, dagli Ape Inc uh, e loro hanno un terzo di Pokémon e ad oggi la suddivisione dei ruoli fondamentalmente è che Nintendo produce e distribuisce il gioco uh, Game Freak sviluppa il gioco e Creatures si occupa dello sviluppo del merchandising e del gioco di carte se non erro Ehm uh, The Pokémon Company non uno dice possiede il marchio. Non è proprio così. The Pokémon Company è quell'azienda che ha preso eh, fondamentalmente tutto il controllo di quello che è il marchio Pokémon al di fuori di questi ruoli da Creatures eh, ed è nata inizialmente perché inizialmente era nata per gestire i Pokémon Store in Giappone. Cioè, quando loro hanno aperto i Pokémon Store in Giappone è nata il primo Pokémon solo è nato, eh, è nato il prototipo fondamentalmente di The Pokémon Company. Da lì si è diffuso, cioè da lì si sono diffusi ovviamente a, a macchia d'olio i Pokémon, The Pokémon Company è cresciuta, cresciuta, cresciuta e sono cresciute anche eh, le, le sue responsabilità. Pokémon Company è quella che gestisce il marchio in quasi tutto quello che non, in cui non mette mano Nintendo Game Freak e eh, Creatures. Uh, il fatto è che The Pokémon Company ora ha un controllo estremamente forte su ciò che deve essere il marchio Pokémon E anche se si dice che non influenzi Game Freak, che non influenzi Nintendo, che non influenzi questo o quello In realtà uh, ha un controllo estremamente, veramente solido su quello che deve essere Pokémon e su come viene gestito Pokémon Ehm... Uh, perché comunque è una compagnia importantissima a livello di equilibri lì, lì dentro. Però Nintendo ha gran parte del controllo. Cioè tutti i trademark sono di Nintendo, ragazzi. Dai nomi dei Pokémon all'uso dei Pokémon è tutto trademark Nintendo, per dire. Ehm, però è un equilibrio un pochettino strano. Perché The Pokémon Company, prendendo parte del controllo di quello che faceva Critus, ha preso anche parte del controllo in realtà del marchio. Cioè eh, c'è in realtà eh, da quello che sembra una percentuale di effetti. Controllo del marchio Pokémon da parte di Pokémon Company simile alle percentuali delle altre compagnie, anche se è minore, uh, tra l'altro. The Pokémon Company è parzialmente di Nintendo, se non erro, 33% anche lì. Eh, e, è, è, ha, e Nintendo ha un piccolo stock anche in Creatures, estremamente limitato. È un po' un bordello la gestione del marchio Pokémon, che si complica enormemente quando poi vai a vedere lo sviluppo dei giochi di Pokémon. Perché internamente a Game Freak, già questa situazione del marchio porta a degli equilibri un po' strani, perché Game Freak deve produrre determinati titoli eh, sotto il controllo di. Eh, The Pokémon Company è sotto il controllo di Nintendo eh, e, anche, e anche di Critus in parte perché comunque il marchio è anche parzialmente di Critus. Eh, ma Guarda, alziamo un pochettino perché no, ho sbagliato la, la, la finestra ovviamente. Dove cazzo è? Ok, no. Oh, che palle quando fa così. Ma allora? Ah no, sto sbagliando. Ok, adesso giusto. Quella uh, riga bianca mi sta facendo impazzire. Uh, sono casini difficili da risolvere a livello gestionale del marchio, che non danno il controllo totale del marchio Game Freak, come potete intuire. Uh, e Game Freak si approccia allo sviluppo di Pokémon in modo uh, un po' atipico. Voi immaginatevi un team di sviluppo uh, che è nel Development Hell da 20 anni, ragazzi. Per quanto tu possa avere successo con un marchio, fare sempre quelle cose, a un certo punto ti ammazza l'anima. Cioè, pensate a Bungie dopo un decennio di alo che a un certo punto si è rotta al cazzo e ha detto no basta Rich è l'ultimo ci leviamo dai coglioni poi vabbè non è che la, la, la loro trasformazione sia andata fondamentalmente a buon fine perché i destini per me non sono assolutamente paragonabili eh, ma si parla comunque di eh, un team che è stato cioè, è nato fondamentalmente cioè è, è cresciuto ed è esploso grazie a quel marchio lì ma lo fa da una vita e uh, a una certa, quando fai lo stesso gioco da una vita, perdi anche molto, del, cioè, molto della visione di insieme. Entri in quella che si, si suol definire Tunnel Vision. Uh, un team che, tra l'altro, ha sempre fatto dei soldi infiniti legati a Pokémon, dei soldi allucinanti. Uh, con competenze di sviluppo estremamente limitate, perché ha sempre dovuto sviluppare comunque per console portatili dalla potenza estremamente limitata. Uh, e ha una mentalità fortemente giapponese, internamente a Game Freak. succede una cosa che è diversa rispetto a molte altre software house giapponesi, molto più conservatrici, tipo che cazzo ne so, uh, quelle che fanno uh, tipo: come si chiama Omega? Dio mio, vabbè, tipo Koei Tecmo, Omega Force, nel senso che fanno lo stesso gioco da 40 anni e si evolvono a una lentezza terrificante. Cioè, uh, cosa fa Game Freak internamente per evolversi come team di sviluppo? Crea dei progetti. Uh, dei progetti che devono essere delle novità, a cui mette a lavorare parte del suo team per evolvere le loro skill eh, anche su altri hardware, anche con altri motori, anche con altre cose, e per sperimentare, insomma, nuove idee che potrebbero poi essere applicate a tutto il resto. Il problema è che se tanto mi da tanto, se voi osservate i giochi che Game Freak fa al di fuori di Pokémon, è tutta roba che va dal passabile al mediocre, cioè, tempo. Uh, town Grazie per l'iscrizione, Katai. E eh, non riesco a leggere un cazzo perché la finestra è troppo piccola. Esatto, anche, ha, 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 hanno proprio delle idee di design arretrate ragazzi, ehm, hanno proprio delle idee di design arretrate, quindi lì la problematica non è più neanche tanto quella semplicemente tecnica, perché la problematica tecnica la puoi bypassare, nel senso non sai programmare con un motore, c'hai dei soldi in vere condi, perché Pokémon vale delle cifre in vere conde? prendi 100 sviluppatori... Magari bravissimi con la real engine o con qualche altro engine, e quelli ti sanno fare quel cazzo che vuoi. Li paghi, gli dici, dovete fare eh, quello che vi diciamo noi con questa roba qua. Ci mettono ovviamente un po' perché possono essere bravi quanto cazzo volete, ma comunque ci vuole del tempo per fare un JRPG, però li metti a, li metti a, fare, li metti a fare quello. Il problema lì eh, interno è che hanno proprio eh, i paraocchi, sono molto molto limitati. Proprio a livello sia di nuove leve da inserire sia di concept dello sviluppo. Sono... Allora, da una parte li capisco, nel senso che loro sono rimasti al. A quella, a quella filosofia del se gli sviluppatori sono pochi il gioco viene meglio perché c'è più discussione interna al team, che non è del tutto falsa ragazzi, molti team stanno diminuendo i numeri perché così il singolo ha un'importanza il problema è che lì dentro mancano i talenti, cioè ehm, i, 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 i membri più importanti di Game Freak, i designer più importanti di Game Freak i director più importanti di Game Freak sono fermi mentalmente da anni, non hanno non sono, non sono stati capaci di adeguarsi o comunque di osservare ciò che li circonda e di adattarsi al resto del mercato, eh, quello che succede è che nel momento in cui la critica li ha sempre premiati perché comunque Pokémon è un titolo che strutturalmente era geniale dall'inizio ed è rimasto geniale sempre eh, e nel momento in cui continuano a fare dei soldi incredibili loro applicano con la mentalità tutta giapponese dove finché non arriva il disastro la formula va bene allora continui per quella formula e continueranno ad applicarla perché è vero che non è che gli manchino gli input dall'esterno dall ma non li possono recepire allo stesso livello a cui lo fanno altri team di sviluppo dal momento in cui tutti i loro giochi sono successi, dal momento in cui tutti i loro, gioco, i loro giochi vengono percepiti positivamente da una critica che forse è anche un po' troppo buona con quello che fanno perché sono fermi da anni, eh, specialmente adesso che sono passati a una nuova piattaforma, diventa molto difficile gestire internamente un'evoluzione che già è lenta per la natura molto molto statica di Game Freak come team di sviluppo e Tutta una serie di altre cose che diventa troppo lungo spiegare, ma sono legate molto alla formula che Game Freak applica eh, in parallelo ad Pokémon Company legate a come vengono gestiti i capitoli, a come vengono eh, al fatto che sono capitoli multipli, cioè eh, devono sviluppare un gioco, un gioco uguale ma diverso in parallelo per una questione di vendite, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si devono adattare tutta una, è un labirinto di situazioni. Grazie per l'iscrizione, Mark Deminoff. Uh, incasinatissimo legato non solo alle necessità di vendita e ai desideri di The Pokémon Company, ma anche all'effettiva situazione interna di Game Freak. Che scardinare è complicatissimo nell'attuale situazione. Che poi è il motivo per cui vi dico che risulta difficilissimo che tra un anno o due anni esca un Pokémon perfettamente evoluto. Questa, cioè salvo che non ci sia un intervento proprio di quelli mastodontici internamente a Game Freak legato eh, alle uniche compagnie che hanno controllo su Game Freak, che sono le Pokémon Company Nintendo, eh, non ci può essere una rivoluzione a livello di sviluppo all'interno del team. Non è semplicemente una situazione possibile. Eh, e questa rivoluzione non ha motivo di essere applicata perché Pokémon continua a vendere come il pane. Va benissimo, è un marchio che funziona. Nintendo ci fa i soldoni, Game Freak ci fa i soldoni, Pokémon Company ci fa i soldoni. Eh, quindi è molto molto. Cioè, è, è molto molto complicato. Poi è ovvio che è molto difficile anche vedere come, si, come si evolverà in futuro. Cioè, magari in, non essendo io parte di Game Freak, non so internamente come le critiche siano state recepite e quanto abbiano fatto allarmare gli sviluppatori e i director di Game Freak. R credo comunque abbastanza. Ehm, ma come detto, un processo evolutivo che ti permetta di passare da ciò che è Pokémon spada e scudo. Che è letteralmente un gioco 3DS upscalato, ragazzi, a livello tecnico, perché è quella roba lì. Perché è proprio, è, è proprio quella roba lì. Ha un titolo programmato per una console da casa. Ok, Switch ha la potenza che ha, ma eh, per una console enormemente più potente di una console portatile, quindi che ti permette di fare tutt'altro a livello tecnico, a livello grafico, nel giro di uno o due anni. È. Non è impossibile, ma è molto improbabile. È molto, molto improbabile. E tra l'altro è un processo che, per come sono strutturati loro e per la loro mentalità, si avvierà solo ed esclusivamente quando e se ci sarà un patatrac a livello di vendita della serie. E questa cosa non accadrà, perché la serie è. Cioè, perché la serie crolli a livello di vendite, deve veramente uscire un gioco disastroso. Che poi non sarà mai, perché Pokémon, anche quando è come spada e scudo, risulta comunque godibile e cioè non è una bella situazione ragazzi, non è una situazione facile che è un peccato perché io amo i Pokémon eh, ho sempre adorato i lavori di Game Freak e eh, adoro la formula di Pokémon, il problema è che se tu vai ad analizzare la situazione interna è una cosa di una complessità tale, poi applicata alla mentalità giapponese che già è una roba molto difficile da gestire di suo perché loro hanno proprio questa cosa che quando si decido di fare una cosa sono così, cioè proprio cioè, guardate soltanto la roba del netcode dei picchiaduro, ragazzi, che è dieci anni che gli dicono tutti «Ragazzi, smettetela col delay netcode, il delay netcode è una merda, usate il rollback netcode, hanno provato tutti che è meglio, tutti vi dicono che è meglio, tutti vi dicono che funziona meglio, alla prova con mano funziona meglio» e loro continuano a fare il delay netcode. Perché? Perché non vogliono utilizzare delle tecnologie proprietarie altrui. Giappone. Cioè, su certe cose... Sono così. E non ci puoi fare un cazzo. Che poi è la cosa assurda. È che poi quando escono da sto cazzo di tunnel, esplodono e fanno delle robe allucinanti. Però prima devono uscire. Prima ci devono uscire dal tunnel. E finché non succede un patatrac, non escono mai da sto cazzo di tunnel. È una roba veramente. Allucinante. Però boh. Um, boh, non, non, non capisco veramente. Con Street Fighter 5 hanno messo il rollback artigianale e va una Madonna, ma capisci i Danny Fighter che hanno dovuto mettere il rollback artigianale? Cioè, ti rendi conto? Un esempio di uscita dal tunnel, Guido Axel, Capcom. Capcom è uscita dal tunnel, ma ci è voluto un disastro. Ci è voluto un disastro. Capcom, dall'era in che aveva fatto un casino della Madonna, aveva fatto eh, produrre dei titoli disastrosi affidati a dei team disastrosi, cioè l'ha dovuta mandare in rosso la compagnia. Capcom per uscire da quella palude in cui si era infilata. È dovuta andare in rosso. Stava per fallire. Aveva i conti a merda. Ah, a quel punto lì hanno detto: Regà, non sta funzionando questa formula. Forse dovremmo cambiare. E infatti. Boom. Cioè, regà. Veramente un, non c'è veramente un cazzo da dire. Eh. Eh, purtroppo, su, su varie compagnie, anche, anche Square Enix, ragazzi, eh, non ha avuto un disastro economico perché Final Fantasy XIV l'ha tenuta in piedi magistralmente e Final Fantasy XV ha comunque venduto l'ira di Dio. Ma eh, ha avuto un disastro a livello di percezione critica eh, e. Si è dovuta riorganizzare completamente perché internamente c'è la consapevolezza che sono degli sviluppi che sono dati storti. Cioè Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3 sono dei giochi che sono stati sviluppati in delle ere e hanno avuto uno sviluppo estremamente problematico e si sono dovuti riorganizzare internamente perché si sono resi conto che a un certo punto la situazione era diventata ingestibile. Non riuscivano più a portare a termine come Dio comanda i loro stessi progetti. Ora, se questo porterà al, a, li porterà a sfornare di nuovo dei capolavori oppure no, è tutto da vedere. Però già il fatto che abbiamo detto, ragazzi, abbiamo un problema organizzativo, dobbiamo rimetterci a posto perché qua non ci stiamo più a capire un cazzo, è una cosa non poco uh, significativa. Uh, bisognerà vedere, ragazzi, bisognerà vedere. Notizie sul nuovo Nier al decimo anniversario fra poco, eh speriamo, eh, ha confermato Saito, speriamo sul Calibur Ruler, sono contento sì, voglio capire che cazzo combina, sta combinando ta, eh, il buon Yoko Taro, vedremo, eh, vedremo, 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 assolutamente. Comunque, comunque, sì, esatto. Final Fantasy XV per numeri, mi sa che è il secondo Final Fantasy più venduto della storia. Che è incredibile, ragazzi, considerando le, le sue problematiche. Cioè, è comunque un gioco godibile, ma cioè, deve, ha veramente dei problemi molto, molto marcati. Però è stato pubblicizzato bene, ha avuto tutta questa spinta della transmedialità. Comunque, boh. Ha detto annunciare un nuovo Nier addirittura. Mm. All'evento di Taipei ti aspetti grandi cose? No, Light. È vero che ta Taiwan è un mercato importante e quella è una fiera che vogliono probabilmente rilanciare, ma mi aspetto al massimo qualche trailer decente. E eh, poco altro. Mm. Poi se dovesse arrivare, della, de <ride> dovesse arrivare delle bombe, grazie per l'iscrizione dei Coxer sarò solo che contento, però vedremo. Ora se ne escono con Pokémon lancia. <ride> Pokémon tridente. <ride> Pokémon pistola! <ride> Mi aspetto un update di spada e scudo, sì, Indiana Joint. Non so se sarà un update che aggiungerà al post game. Ci sono tantissime cose che possono fare, ragazzi, cioè Pokémon Spare Scudo è un gioco che ha tanti problemi e tante mancanze, quindi qualunque update è ben accetto, qualunque modifica è ben accetta, qualunque miglioria è ben accetta, uh, se decidono di aggiungere dei contenuti extra post game sono tutti felici, grazie per l'iscrizione Isaac, se decidono di aggiungere i Pokémon molti dei Pokémon che mancano sono tutti felici, se decidono comunque di sistemare la fase dei raid, di modificarli, di renderli più gestibili e il sistema online meno rotto, sono tutti felici. Eh, quindi, qualunque cosa loro facciano va benissimo, <ride> e quindi gli update ci devono essere. Non è che c'è da girarci, attorno, gli update ci devono essere in Pokémon Spada e scudo. Poi che cosa effettivamente sarà, lo, lo vedremo adesso nel direct. Dura, dura una ventina di minuti. Intanto, fatemi vedere se è a buon fine Monster Hunter. Si, sì, l'ha quasi scaricato. Pensi potrebbero ampliare il Pokédex? Sì, è una delle possibilità, Aiden. Assolutamente sì. Assolutamente sì. S è impossibile che Nintendo fornisca almeno il motore grafico, Laurum. Un'altra questione di Game Freak, ragazzi, è che vogliono mantenere la propria indipendenza. Eh, hanno sempre avuto un rapporto abbastanza fraterno con Nintendo. Ogni volta che Masuda li descrive, li ha sempre descritti come una grande famiglia. Cioè, ha sempre detto tutti a Game Freak conoscono quelli di Nintendo, collaboriamo molto pacificamente, nessun problema. Però c'è una... Cioè, eh, una condizione sine qua non dove fondamentalmente Game Freak si deve fare i cazzi propri. Cioè. Tutti fraterni, tutti amici, tutti felici, ma le ingerenze esterne comunque non ci piacciono perché, ripeto, sono giapponesi. Sono molto orgogliosi, sono molto conservatori. E quindi, se finora hanno sempre fatto le cose bene o comunque le cose percepite in modo positivo, che hanno fatto un botto di soldi, non ritengono di avere bisogno di aiuto esterno. Quindi, come detto, ehm, loro non hanno, non ritengono di avere bisogno di aiuto esterno e non vogliono in alcun modo eh, venire eh, a, diciamo. Sospinti da Nintendo e dal team di Nintendo nella, nello sviluppo dei loro giochi, perché comunque è roba che considerano come propria, cioè il loro compito è quello di fare i Pokémon e li fanno loro. Nintendo, non ci Nintendo ci può mettere becco sul marchio, ma non può mettere becco sui, su sui loro giochi, cioè non, non può modificare i loro giochi fondamentalmente, è una roba. Eh, sono, sono belli convintoni, sì, 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 Come una vera famiglia, esatto, ci vogliamo bene tutti, ma una certa levati dal cazzo. Poi che ci siano sicuramente eh, de de degli scambi, delle dei consigli, delle collaborazioni interne con Nintendo, considerando che comunque Nintendo ha un terzo del marchio Pokémon e è quello che pubblica il gioco ed è quello che ha tutti i. Trademark, ed è comunque il team la, la cui grazie per il follow. Il team la cui console è la casa di Pokémon eh, è ovvio che però ci, ci devono essere degli scambi lì dentro. Ma nello sviluppo in sé, eh, non, non ci sono, non, non c'è un supporto pesante, soltanto marginale. Tanto che se non erro, eh, quando Nintendo aveva rilasciato un, alcune dichiarazioni legate. Allo sviluppo di spada e scudo, uh, Game Freak aveva risposto in modo abbastanza stizzito recentemente. Non ricordo le dichiarazioni esatte, uh, ma di base era una risposta del tipo: Tranquilli, che sappiamo quello che stiamo facendo. Si è visto. Uh... Eh, più di mezzo Eridium, più di mezzo staff andrebbe rifatto. Che poi tra l'altro la cosa che fa, che fa più ridere è che quando tu parli con Masuda, che è il producer, durante le interviste ti rendi conto che non è informato sullo stato del gioco. Non è semplicemente che non ti dà le risposte. Eh, è, è come se fosse un PR. È come se fosse un PR. Spesso e volentieri va alle interviste senza sapere di cosa cazzo sta parlando. Questo per, per, per farvi capire quanto distacco c'è tra l'immagine... Di, di chi parla per Pokémon e chi lo sviluppa è, è, è una roba assurda. Eh, se ci pensi, che Masuda vada alle, vada alle interviste eh, senza avere i dati, probabilmente è anche una cosa voluta per svelare il meno possibile. Tralasciando il fatto che poi lica tutto sempre un mese prima, ma va bene così. Eh, Black Cat, sì, la roba del, della demo rilasciata assieme al gioco mi sembra una scelta abbastanza scellerata visto che è tutta su YouTube. Però, vai a capire. Anche lì sono giapponesi. Uh, non lo so. Non so davvero che cosa combineranno, ragazzi, ma infatti, vediamo, vediamo che cosa faranno. Sono curioso di capire eh, cosa presenteranno e perché. Sicuramente sarà un. Oh, sto avendo un calo di fotogrammi. Why? Vabbè, no, sto partendo. Welcome to the Pokemon. I'd like to touch on two topics. Ok. Let's get started with the first topic. Vi tolgo dalle palle le donazioni perché non leggete i sottotitoli, se no 2006 Si parte subito così, a bomba a fiamma, va bene. Sai che si è tagliata tutta la intro. Scusami, ti prego svegliati. Forza. Ok, Pokémon dungeon. Pokémon dungeon. Pokémon okay, Mystery Dungeon, ragazzi. Uh. Attenzione però, questo è uno stile. Questo è uno stile grafico. Squadra di soccorso DX. Perché questo è bello? Perché questo è bello? Perché questo è bello? Chi lo sta sviluppando? Chi lo sviluppa? Spike! A cui non gli davo due lire, ma comunque graficamente sanno fare il loro lavoro meglio di Game Freak. It's been about 15 years since Dungeon, Red Team. Sì, le, re, le animazioni sono sempre, sono sempre abbastanza ridicole, Leon, se è la verità. Però almeno graficamente è bellino con quello stile lì. Pokémon Mystery Dungeon, Rescue Team DX. È un remake, comunque, no? L'hanno rifatto. Cioè, non è un nuovo Pokémon Mystery Dungeon. È l'originale rifatto. C'è anche una demo. Stasera la gioco. Stasera la gioco. Oddio, se ho ancora la forza, c'ho un mal di testa. Seconda novità. Va bene. Mr. Masuda? Omori. Masuda, Omori, a voi la parola! Che belli quei pazzetti Vediamo cosa state facendo. Ciao a tutti, Masuda di Game Freak. Ciao, sono Omori, di Game Freak. Che bella Spero Insomma C'è! our goal is always to deliver lively new adventures that delight pokemon trainers around the world. say. we did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. say. and the gala region is a vast one. we suspect you've had many new discoveries and fun encounters along your adventure. so we've been thinking about how much we'd like it if everyone's pokemon adventures could go on even longer. Ok, nuovi contenuti, dai. A cazzo duro, bene così. Dai. Dai, migliorate le situazioni. Il pass di espansione gratuita, vero? Mortacci vostri mm, DLC

Cioè non fanno più la versione ultra ma fanno un pass che, che era ora. Eh, vediamo che cazzo c'è in questa espansione. Come Monster Hunter, sì, stanno facendo come Monster Hunter ragazzi. Come Iceborne però per Pokémon. Cioè. ...metteranno una nuova regione. Questi sono gli artwork... ...va bene, eh? Questo è un capo palestra... Altro capo palestra. Questi saranno fight, probabilmente. Sì, ma non mi fate vedere solo gli artwork, figli miei, per Dio. No, non sono capo palestra, sono le personalizzazioni estetiche. Ma chi se ne fotte? Ma fatemi vedere i contenuti. Altra capo palestra, questa. Veleno. Questo è veramente fashionissimo, ragazzi. Che cappello che ha, mamma mia. Pokémon mancanti. Oh, finalmente gli altri due cazzo di starter Mega Venusaur e Mega. Eh, cioè, sì, uh, Mega uh, Gigantamax, Venusaur e Blastoise, che sono già nel gioco, tra l'altro. Eh, in realtà, però, non. Gigantamax, le versioni gigantamaxate degli starter. Ok, L'isola solitaria dell'armatura. Questo, questo è il nome del... dell'espansione. Ok. E questa è la mappa È innevata Tipo Bello questo Qua ce l'abbiamo la Victory Road <ride> Chiedo eh Si sa mai Regi Rock Regi Steel E... I regi Questo che cazzo è? Che cazzo sono? Dei nuovi regi? Quella versione super potenziata lì di Di Slopok? Che cazzo era? È nuovo. Perché ci sono le maschere di persona? Ok, si stanno aggiungendo un sacco... Finalmente c'è Garchomp, mettono i Pokémon che mancano. Nuovi, leggenda nuovi uccellacci leggendari. Questi sono nuovi uccellacci leggendari, ragazzi. No, questi qua sono varianti di Zapdos, eh, Articuno e Moltres. Non sono nuovi, sono diversi. Le terre innevate della corona. Questa è la seconda? Parte 1, parte 2. Quindi sono due pezzi. E mo'? Che cazzo è questo? Perché c'è la versione. C'è Ryu di Street Fighter in Pokémon. In versione, versione Pokémon. Oddio, i leggendari di combattimento. I fighting. I leggendari fighting. E eh vabbè, ok. E questo che cazzo è invece? Questo è orribile, ragazzi. Questo è un pallone aerostatico con la faccia da furry. Questo è orribile. What did you think of look? The Pokemon Sword and Pokemon Shield Expansion Pass può essere composato di Isle of Armor. Quindi se ti pigli le spiagge... A, a fine giugno 2020 arriva l'isola solitaria dell'armatura e le terre rinnovate la corona a autunno 2020. Mm. Entrambi sono un'avventura diversa. Ah, è sempre Galar comunque. Non si va in altre regioni, ragazzi. Sono sempre pezzi di Galar. Ci sono due versioni del DLC. <ride> Dai, ma pure il DLC. che i giocatori possano continuare con l'esperienza di Pokémon e lavorare insieme. Ora, senza dubbio, pensiamo facciamo che il direttore per più informazioni sull'isola di Armor e la Tundra. Mr. Tani? Tony? Dai, dici, dici, dici qualcosa. Dici come cazzo è questa regione. Lui è Tani di Game Freak. Sto lavorando al pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Oscuro come Game Director. Lui almeno è giovane. Mazza, tra l'altro. Ha, cioè, ha un look da host giapponese, non indifferente differente. Like Però questo è giovane, ragazzi. Questo è tanto, tanto giovane, eh. Ed è, un, ed è il nuovo director. Forse qualcosa di buono lo tira fuori, Take sai. L'isola solitaria dell'armatura gira attorno al perfezionamento. The next destination in your adventure is a giant island off the shores of the Gala region known as the Isle of Armor. This island is full of beautiful nature. You'll find beaches, bogs, forests, caves, and dunes. E vabbè, fin qua ci siamo capiti che ci sono dei Pokémon nuovi, li avete fatti vedere negli archi. Già il fatto che mi torna Garchomp mi rende felice comunque. C'è un dojo per le lotte Pokémon. Potete diventare gli allievi, gli allievi di Mustard, ok? Questo è Mustard. Ah, è quello che ha insegnato a Dandel. Lion. It's champion time! <laughs> Va bene. La rivale è una capo palestra. E invece l'altro rivale è un capopalestra psico. Che roba strana. Sono dei rivali molto atipici, eh? Next, like central... Kubfu è il Pokémon leggendario. Kubfu. Kubfu. Questo è quello che diventa Ryuoken. Cioè ragazzi qua l'ispirazione da Street Fighter uh, mescolato so, agli Yakuza è, 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 è ovvia. È figo però. Cioè il disegnato è figo.

ma quindi che cazzo è? Cambia stile e in base a, a, allo stile diventa... Cambia elemento? No, sono due Pokémon diversi. No, 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 esatto, sono due evoluzioni differenti. Non è neanche Ryu, è Akira, quello di sinistra. La posa è quella di Akira di Virtua Fighter. Sì, abbiamo visto che c'era la gigantamax di questi. Tempo di rompere il meta. Sì, pare che si possa portare la propria squadra col salvataggio precedente, Laurum. Quindi tecnicamente queste sono espansioni endgame. Che cazzo è? Gigantamax? Eh? si può cambiare la bicicletta ah, siamo tornati i starter originali va bene Charizard c'era già soltanto lui, senza motivo ok invece la, le terre rinnovate della corona sono costruite sull'esplorazione sì, esatto, Timothy Turner. Cioè, dà l'impressione di essere il, il, il allora, in realtà è una roba un po' più strutturata, perché sono proprio delle campagne a parte, però sembra essere quel que, 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 sembrano essere quei contenuti che la gente voleva da spada e scudo. Cioè, la gente si aspettava da spada e scudo tutta sta roba assieme in un gioco solo. E invece sono, arrivano come DLC. Mi chiedo a questo punto se li stessero già sviluppando durante il gioco e se il motivo per i tagli di spada e scudo non fosse. Non, non, cioè il motivo per le, le, i contenuti risicati di spada e scudo non sia legato al fatto che stessero sviluppando già le parti extra con l'idea di fare delle espansioni. Hanno pisciato fuori dal vaso e non sono riusciti a mettere i contenuti di spada e scudo che volevano. Potrebbe essere, eh, potrebbe essere. Potrebbe essere. Mm. Grazie per l'iscrizione dell'Adepso Vorrei capire cosa intendono per partire all'esplorazione. È un'altra zona open. Questo è Calyrex, è quello orribile che fluttua. È il furri palloncino. È veramente brutto, questo l'ha disegnato sicuramente Tarner. Questo l'ha chiaramente disegnato Tarner. La Tundra del Re avrà anche una nuova forma di gioco di co-op. Questo vi permetterà, voi e ai vostri amici, di entrare e esplorare le dens di Pokémon che esistono sotto nella terra Tundra del Re. Deep dens, you may see legendary Pokémon from past games dynamaxing before your eyes. Mio, tutti i leggendari Ci sono tutti i leggendari nelle espansioni Tutti i okay. cazzo di leggendari anche questa è una roba questa è una roba pensata per il competitivo, ragazzi, cioè vi stanno mettendo una zona dove potete catturare i leggendari con gli IV perfetti e, gli, e, e le mosse avete, di cui avete bisogno senza, eh, perché i leggendari non sono riproducibili, quindi senza dover ricaricare ogni volta i salvataggi

More in Crown Va bene in area. We'll more in Ragazzi, niente DLC uh, con grossi contenuti e Pokémon mancanti. Uh, stanno applicando la strutturazione Che applicano di solito al mercato Cioè quella dei giochi multipli uh, e, delle, e, e del gioco pompato uh, Modernizzata Se non altro E bisognerà vedere quanto Quanto, è va quanto sono valide effettivamente Queste espansioni se riescono a coprire Le problematiche di Pokémon Spada e Scudo Tecnicamente si parla sempre di roba uguale Comunque sono espansioni dello stesso gioco quanto li costeranno? Quanto costeranno? Eh, usano queste zone per mettere tutti i Pokémon che mancano dal Pokédex. Buona parte. 200 Pokémon extra, ragazzi. Me lo ridate, Dragonite? Sì o oh sì? Va bene. Ok, questi invece sono update gratuiti. Senza il pass, puoi comunque prendere quei Pokémon se li tradi. E poi c'è ancora Pokémon Home, che è quello che ti vogliono far utilizzare per, per i Pokémon che hai. Puoi passarli anche da Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Finalmente arriva questo cazzo di Pokémon. Uh, abbiamo un, qualche altra novità, va bene. Today, like ok, hanno aumentato le percentuali di probabilità di, di trovare i Gigantamax, forse per evitare che troppi giocatori esploitassero la roba per trovarli c'è un aggiornamento software alla fine della presentazione ok andate alla stazione ah e qui incontri, incontri il tuo rivale Ah, c'è un Galarian Slowpoke Nuovo aggiunto a Pokémon Spada e Scudo Però l'evoluzione ce l'avete che pezzi di merda Mi stanno mettendo un Pokémon che si può evolvere solo con un, un oggetto eh, Che trovate solo nell'espansione No Ah, uh, figli miei. Non... Sono sicuramente interessato. Ma considerando come sono spada e scudo, non. non... È, vero che... allora, è vero che le espansioni sono novità assolute per Pokémon, ma considerando lo stato di spada e scudo, con Sword e Pokémon Shield or you've done to do. We'll do to ci volevano più update gratuiti. Non ci sono praticamente update gratuiti decenti. My thanks everyone from Game Freak. The Pokémon Sword and Pokemon Shield Expansion Vediamo, 30 euro per il pass, non costa tantissimo però, tutti e due per 30 euro. Non costa troppo almeno, non è un costo enorme, cioè non costa come il gioco, come un gioco completo almeno. I costi sono Il costo è passabile. Il prezzo va bene se non altro. Will to try new in 2020. Sì, ma le cose nuove, figlio mio, non le dovete sperimentare a livello di mercato, le dovete sperimentare a livello di sviluppo. In. Vabbè. Niente. Questo è quello che si è visto, ragazzi. Eh, che vedevo di... Uh... E eh, i commenti sono quelli. Cioè... Ok, i prezzi sono relativamente sensati... Um... Espansione, non ci sono update decenti a livello gratuito e, boh, e poi vabbè Pokémon Dungeon, no, un remake di cui vedremo la demo magari in live o stasera o domani. Io non, non so che dire, sono un po' deluso, uh, i miei commenti li ho già fatti durante il trailer, vorrei rimanere di più con voi a parlarne ragazzi, ma devo veramente scappare perché devo andare a fare il live di là. Uh, sono un po' deluso, sì, dal trattamento del, del, dei contenuti base. È giusto che ci, ci volevano contenuti extra, ma secondo me ci volevano dei contenuti extra gratuiti assieme a questi contenuti a pagamento, considerando come era spada e scudo. Vedremo, non lo so. Uh, non lo so. Speriamo in bene, magari sono delle espansioni della Madonna. Qualcosa sicuramente correggono. Ci vediamo a brevissimo su Multi. Bacioni, ciao, ciao.